Allora, buongiorno a tutti, siamo a Nuova Ostia in diretta dove è in corso uno sfratto a una ragazza che ha due bambini, uno di 3 anni e uno di 10. Tra l'altro uno di questi bambini ha anche problemi di disabilità, c'è cioè la 104, siamo qui anche con la mamma Buongiorno. a cui hanno impedito di salire sopra l'appartamento. Come vedete il portone è presidiato dalle forze dell'ordine, io da consigliere ho chiesto di salire, sono salito, non mi hanno fatto entrare dentro casa, mi hanno minacciato addirittura di ammanettarmi per farmi scendere, perché ci sono gli assistenti sociali dentro che stanno proponendo come soluzione alternativa chiaramente il solito residence, la solita casa famiglia, e noi non possiamo chiaramente permettere che oggi avvenga questo sfratto. Quindi io sono accorso quando mi hanno chiamato i residenti. La situazione è abbastanza tragica. Fuori dal palazzo hanno anche montato un materasso di quelli dei vigili del fuoco perché la ragazza ha minacciato anche di buttarsi sotto, perché è una ragazza italiana in condizioni veramente disperate, con due bambini, ripetiamo, uno di 3 anni e uno di 10, di cui uno anche con disabilità. C'è anche una Da sola, vicenda legale in corso, doveva essere discussa in Cassazione il questa 3 situazione il 3 agosto. agosto, non hanno aspettato, Non è non è stata stato aspettata aspettato, e quindi sono subito ma oggi intervenuti. sono intervenuti qui, c'è anche la mamma che voleva, insomma. Allora, io quello che chiedo alle istituzioni, visto che comunque non ci si capisce niente, qual è la verità in tutto questo? Allora, abbiamo già in Cassazione fatto quello che dovevamo fare. Lei sta in attesa che venga esaminata, perché anche il riesame fatto dai giudici precedenti non è stato addirittura guardato né sfogliato. Gli hanno dato una sentenza, tramite l'avvocato poi vi farò sapere, che non era né in cielo né in terra, una giustificazione proprio perché comunque non era stata neanche guardata e né esaminata questa situazione. Ora mia figlia sta dentro. A me mi hanno bloccata, da questa mattina non mi hanno fatto stare vicino a mia figlia, che stanno facendo l'esecuzione dello sfratto. Ha un bambino disabile con la 104. Io sono la nonna e la vogliono mandare in una struttura lontanissimo dove non ci sta parenti, amici, né le psicologhe, né la logopedista, e vogliono fare cazzi loro. E io voglio che questa sia diventata giustizia. Da oggi ci sarà la guerra, io farò la guerra. Vedete, la rabbia comprensibile della mamma, è chiaro che qui la situazione non è più accettabile. Ci sono quindi colonie come l'ex Vittorio Emanuele occupate da centinaia di immigrati che spacciano droga e nessuno interviene in quelle situazioni. Ci sono occupazioni di stranieri e nessuno interviene in quelle situazioni. Si continuano, Virginia Raggi, il Movimento 5 Stelle continua a prendersi con italiani in difficoltà, italiani che non arrivano a fine mese, italiani, una mamma da sola che oggi vive in questo appartamento con due bambini e quindi impediscono di entrare a chiunque, impediscono di entrare a chiunque. Questa è la situazione ora. Ora Siete stati contenti? hanno fatto uscire, questa è la situazione, questa è la situazione, questa è la situazione, vedete il bambino. In questo momento purtroppo sono riusciti a far uscire la ragazza. Questa è la situazione, questa è la situazione, tra 2 minuti, questa è la ecco, mi situazione. riprendo casa, tra 2 minuti. Veramente una vergogna. Sono usciti, hanno fatto uscire con la forza Tra 2 minuti dei io rientro bambini, dentro hanno fatto casa. uscire con la forza una mamma da sola, quindi questa è una situazione veramente vergognosa. Una situazione vergognosa, l'ennesimo sfratto, l'ennesima casa popolare che andrà a finire a degli stranieri, l'ennesima casa popolare dei nostri quartieri che andrà tolta a una famiglia italiana. Quindi questa purtroppo è la situazione. Noi adesso seguiremo chiaramente questa vicenda, seguiremo la famiglia con gli assistenti sociali, perché la situazione è veramente tragica.